Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Dunque, oggi lezione teorica, per cui non giocheremo a carte. Oggi ci mettiamo qua, ragioniamo su certi concetti che potrebbero o meno tornare utile al nostro stile, come ogni cosa insomma che andiamo a imparare. Può anche essere deleteria, perché a volte andremo a overthinkare spot che in realtà non avremmo dovuto considerare, soprattutto se giochiamo agli stake medio-bassi. Normalmente una linea straightforward è ciò che va bene per estrarre value, ma noi non vogliamo continuare a fare ciò che già sappiamo fare, se no non saremo mai migliori di quanto siamo adesso, e questa cosa me la passate per buona perché l'ha detta Maestro Shifu a Kung Fu Panda, per cui sicuramente è vera questa cosa. Comunque, oggi parliamo di poker bilanciato, ma non in termini solo di GTO, ormai abbiamo già visto diverse volte come costruire dei range, come bilanciarli e ribilanciarli, ma anche su cose esterne. Diciamo, in particolare parleremo del bet sizing e del timing. Ora, questo materiale che vi propongo sono miei appunti di tipo penso 2 anni e mezzo fa, da un mese di abbonamento Elite su Runit1s. Ho ancora degli appunti di varie cose che avevo trovato, ho cercato di schematizzarli un po', buttarveli giù così che possiamo ragionarci un po' assieme. Guardate che bello, l'ho fatto io con le mie mani usando uno strumento gratuito di LibreOffice, per cui vabbè, solo strumenti estremamente, diciamo, che valgono milioni. Comunque, cerchiamo di partire con la trattazione, perché già alcuni di voi si saranno addormentati, a quelli allora dico fate bene, anch'io vorrei dormire un po' di più. Bando alle ciance, andiamo sul pratico o sul teorico probabilmente. Allora, la lezione di oggi si intitolerà poker bilanciato, GTO e non GTO. Prima di tutto, perché giochiamo un poker bilanciato? Il primo motivo sarà che gli avversari non potranno fare giocate esploitative efficaci contro di noi. Chiaramente, se non diamo info importanti, se non sbilanciamo, se abbiamo solo value in quello spot, saremo leggibili da un giocatore che ha lettura su di noi. Chiaramente, che se il nostro avversario non ha nessun tipo di lettura, allora noi non dovremo cercare di bilanciare i nostri range, ma di giocare, diciamo, in maniera ottimale e incisiva in linea esploitativa contro quel giocatore. Diciamo che come idea generale l'essere bilanciato comporta il fatto che noi stiamo grosso modo, quando bettiamo, per esempio, bettiamo la stessa proporzione di value e di bluff. Vale dire che mettiamo che a river stiamo bettando 120 combo, per dire, perché non lo so, arriviamo con 180 combo a river, 60 decidiamo di checkarle, 120 di bettarle. Nella nostra linea di bet metteremo con una linea normale 60 come rivalue, 60 come di bluff, una linea mezzo mezzo. A mio avviso un rapporto 1 contro 2, cioè una parte di bluff, due parti di value, è abbastanza preferibile, soprattutto a questi stake dove insomma la popolazione tende a essere particolarmente sbilanciata. Ecco, è un concetto piuttosto importante, però cerchiamo sempre di considerare, diciamo, la texture del board, il nostro range. È chiaro che in alcuni spot non dovremmo praticamente mai bluffare, mentre in altri spot avremo tantissimo bluff, oppure diciamo tantissimo value, magari tantissimo bluff, proprio perché una nostra lettura precisa sul nostro avversario comporta che il range del nostro oppo su quel river sia particolarmente debole. Non dobbiamo bilanciare ogni spot, non è che ogni spot, ogni flop la nostra linea sarà perfettamente bilanciata, per cui bettiamo tot combo, cerchiamo tot combo che ne chiamiamo altre, perché ogni spot sarà una linea particolare, ma la linea generale sarà bilanciata, la linea specifica sarà un po' meno bilanciato. Mi raccomando, questo concetto di microfrequenza, cioè la nostra frequenza nello spot specifico, e di macrofrequenza, che comporta anche un po' diciamo l'immagine che il nostro oppo avrà, perché magari il nostro oppo su di noi ha, non so, 20.000 mani in database, quella è praticamente la nostra macro frequency. La nostra micro frequency invece dipende molto dal board, dalla texture, diciamo, dalle nostre letture e via dicendo. Ecco, dovremmo bilanciare, questi sono concetti più o meno di GTO in linea di massima. Quello su cui invece volevo soffermare il mio discorso è bilanciare anche il bet sizing e il timing. Bet size che non regalino informazioni, e un timing legato, diciamo, a range e immagine, e non solo unicamente alla vera forza della nostra mano. Il che vuol dire che non dovremmo usare bet size che dicano cosa abbiamo, ma mettiamo una size che dipende da board, dal texture del board e dal nostro range. Per esempio, è inutile che noi bettiamo, non so, abbiamo 7 a river, andiamo a pottare, in sostanza bettiamo molto strong con una mano molto strong. Se noi lì dobbiamo abbassare la nostra size cercando di prendere valore dalle reali combo che il nostro oppo può avere in mano per chiamarci, cioè alzeremo la size se abbiamo motivo di farlo, data quella texture, dato il range del nostro avversario, che mani riteniamo verosimilmente potranno chiamarci. Su un board particolarmente asso KKQQ, onestamente sarà difficile trovare una buona size che faccia chiamare abbastanza
Villa su altri tipi di board, con una buona lettura potrebbe avere diverse combo di quella seconda coppia, diverse combo di una top pair eccetera, potremmo abbassare la nostra size per essere chiamati diciamo un po' più spesso. Pensiamo per esempio, non so, abbiamo rilanciato, esce un flop ass 10-2 offsuit e noi abbiamo 10-9 in mano, la linea di c-bet qua non ha troppo senso, nel senso che da cosa prendiamo value, come facciamo a bilanciare un turn se chiamati, cosa ci aspettiamo, per cui texture e range dell'oppo contano nella nostra costruzione. Dovesse uscire, non so, 10-10-2 offsuit, lo betteremo un po' più spesso con una size un po' più bassa. Un board per esempio jack 8-7 con due suited, cioè con 8 e 7 a cuori, lo betteremo meno spesso nel nostro range con una size un po' più alta, senza dare informazione al nostro oppo e non giocare solo la nostra mano. Se abbiamo set, se abbiamo scala, che ne so, se abbiamo il nostro range di bet, dobbiamo comunque tenere una size che non dia informazione al nostro oppo. Riguardo al timing, cerchiamo di essere consapevoli che le nostre, diciamo, la velocità delle nostre azioni sono vagamente legate anche alla nostra mano, cioè cerchiamo di non essere lenti quando siamo deboli e veloci quando abbiamo qualcosa di buono, diciamo, ma cerchiamo di metterci più o meno allo stesso tempo quando dobbiamo prendere le nostre decisioni. Poi su questa cosa ci torneremo un po' più a fondo a breve. Intanto vediamo qualche altro concetto interessante: bilanciamento contro lo sbilanciamento. Allora, come concetto capiate che giocare una linea bilanciata non è quasi mai ottimale per la mano specifica, mi raccomando, short term, micro frequency, ma è spesso ottimale in long term, macro frequency. Pensiamo a un avversario estremamente bilanciato, quindi noi andremo a creare una linea estremamente bilanciata, oppure a un avversario estremamente sbilanciato, per cui magari bluffa troppo al river, noi chiameremo molto di più di una linea normale, chiama troppo al river, valore betteremo molto di più di una linea normale, non folda mai pre, cambieremo i nostri range, eccetera. Quindi valutiamo sempre che tipo di avversario stiamo affrontando. Come idea generale, una strategia bilanciata non è quasi mai ottimale per la mano specifica, ma diciamo è buona come linea generale, in linea generale è spesso ottimale. Con un oppo molto fishy non bilanciamo assolutamente un tubero, se l'oppo invece è estremamente bilanciato praticamente stiamo bilanciando veramente ogni cosa, proprio perché vogliamo evitare che oppo possa exploitarci e vogliamo che la nostra macro tendency sia rispettata senza creare sbilanciamenti che oppo potrà andare a sfruttare. Riguardo alla bet size, il concetto generale è che sono informazioni legate al nostro range. Se noi andiamo a creare una bet size di un certo tipo, in particolare pre-flop, cerchiamo di evitare di dare informazioni, quindi cerchiamo di tenere una stessa size, magari posizionale. Mettiamo caso di avere due reg nitti dai bui e siamo da bottone, raise first in, tutto il nostro range due pair, non è che apriamo tre pair, mani più forti, mani più deboli, sia il flop, sia pre-flop che flop, turn e soprattutto anche al river. Pensiamo una size di value e a un range di call del nostro avversario, non solo alla mano che abbiamo. Come per spiegare un po' meglio questo concetto, non dobbiamo dare info al nostro oppo del nostro stand inteso diciamo come in che parte siamo del nostro range, come ad esempio non dovremmo bettare poco in value oppure bettare forte in top value. Pensiamo invece diciamo al nostro range intero, alla texture del board e non solo alla mano che abbiamo in quel momento specifico. Dobbiamo pensare alla size ottimale per la mano specifica e anche per l'intero range con cui arriviamo in quello spot. Diciamo che se stiamo value bettando river è inutile bettare strong con il nostro strong value, cioè generalmente è inutile, ma cerchiamo di pensare a con che cosa l'oppo possa effettivamente chiamare su quel river e cerchiamo di estrarre un valore reale. Proviamo a pensare di essere nuts e su, che ne so, un board al river, un pot al river che ha 70 grandi bui, abbiamo 70 grandi bui dietro sia noi che il nostro oppo. Se andiamo all-in, pensiamo di essere chiamati il 10% delle volte, stiamo bettando 70, vinciamo il 10%, il nostro chip EV è tipo 7, non è che sia un granché, probabilmente. Se bettiamo half e pensiamo a reggere il nostro avversario, pensiamo di essere chiamati metà delle volte da questa size, allora betteremo 35, metà di questa size, di metà ovviamente 17,5 circa. È chiaro che l'EV di questa size sarà più grande, ma ciò non vuol dire che con la mano più forte betteremo di più o con la mano più debole betteremo di meno. Inoltre, bettando meno con le mani più forti, avremo anche un range di value un po' più bilanciato anche nella nostra betting size small. Dobbiamo anche pensare, non so, al value dei nostri bluff. Se noi bettiamo small al river, magari il nostro bluff necessita di vincere solo una volta su 4 per avere un valore teso positivo. Se invece andiamo a bettare pot, il bluff dovrà funzionare un po' più spesso. Un altro concetto da sottolineare è che il nostro range è dinamico
E dobbiamo pensare a che read avrà il nostro avversario su di noi. Il nostro range dinamico significa anche che l'oppo non avrà mai info complete su come noi costruiamo i nostri range. Se ci sentiamo in difficoltà per paura di essere esploitati, allora dobbiamo pensare che saremo noi a mettere in difficoltà l'oppo per lo stesso identico motivo nelle prossime mani, sfruttando le nostre maggiori info e i suoi sbilanciamenti. Non è che dobbiamo aver paura perché in quello spot siamo in difficoltà. Quello spot è una singola mano di una lunga storia. Saremo noi poi a raccontare come questa storia andrà a finire. Il nostro oppo, come vede, diciamo, le nostre betting size, ma cioè quando noi buttiamo poco, tanto, molto, ecco, sarà buona cosa sapere che oppo magari chiama più volentieri una pot size, magari, ma non una bet di un terzo. Dal suo punto di vista, magari per noi quando puntiamo tanto tendiamo ad avere più spesso bluff, perché magari questa è una cosa che lui ha notato poche mani fa. Quando noi bettiamo un terzo, magari tenderà a foldare qualche mano in più che avrebbe chiamato bettando di più. È una cosa che capita anche a me di fare, soprattutto contro certi giocatori un po' più scarsi. Sottili, ecco, non pensiamo però solo alla size arriver, ovviamente, ma cerchiamo anche di seguire la linea che noi abbiamo già seguito, già dal preflop, come si lega al board uscito, cercando di essere coerente. È inutile che poi andiamo a bettare flop, cerchiamo turn, poi esce un 2 arriver, a questo punto bam, ci proviamo a caso, non manifestando nulla. Allora, se manca coerenza, un avversario, diciamo, con un minimo di lettura, dovrebbe sgammarci abbastanza spesso. Noi comunque conosciamo le nostre linee in maniera completa, cioè nel senso il nostro stile di gioco lo conosciamo, ovviamente, se lo studiamo. Lui invece, il nostro oppo, non lo saprà e sarà lui a dover aver paura, diciamo, piuttosto che noi di lui. Mi raccomando, gli elementi irrazionali nel poker ne abbiamo già parlato diverse volte. Cerchiamo di far sì che non si manifestino al tavolo, perché sostanzialmente sarebbe tilt. Andiamo a vedere l'ultima parte di questa lunga trattazione. No, dai, non credo sia lunga. Perdonate se vado un po' così, ma sto andando abbastanza a ricordo e me le sono lette prima, ovviamente, queste cose, ma più o meno cerchiamo di trattare argomenti abbastanza interessanti. Ora parliamo del timing, per cui diciamo il nostro tempismo e quanto tempo ci serve per pensare. Poi adesso ragioneremo sugli spunti, diciamo, nel pre-flop, nel post-flop, il bilanciamento del nostro timing e evitare le situazioni face-up e il timing recente, quindi le poche mani successe, diciamo, di poco tempo fa, cosa più utile forse online o più live piuttosto che online, ma live online va bene anche contro certi giocatori, soprattutto su certi fish. E poi vediamo un po' dal quanto tempo ci serve per pensare una mano, ragionando su certi concetti. Poi mano a mano vedete che sarà tutto molto più chiaro. A quanto tempo mai avremo bisogno? Come idea generale, direi che pre-flop mediamente avremo bisogno di poco tempo. Sappiamo abbastanza bene decidere cosa aprire quando siamo first in dalle varie posizioni, quindi cerchiamo di avere bene in mente che tipo di range esploitativo avremo, per esempio da bottone, contro quei due bui, ancora prima di vedere la nostra mano specifica. Noi già sappiamo che quei due oppi tendono a overfoldare, tendono a giocare così post flop, eccetera eccetera. Normalmente mettiamo di aprire standard, che ne so, il 35% dei nostri bottoni. In quello spot apriremo fino anche al 50, sbilanciando il nostro range. Quindi non è che siamo in dubbio quando ci arriva quel Q2 suited e noi siamo i primi a parlare da bottone. Non è che dobbiamo pensarci mezz'ora, se no stiamo dando info della nostra mano. Chiaramente, se ci pensiamo un po' di più, diamo un'impressione di essere un pochino più deboli. Quindi diciamo, pensiamoci prima e decidiamo relativamente in fretta, ma non troppo. Comunque, se agiamo troppo in fretta, stiamo dicendo a una mano che non necessita di pensare. Siamo da bottone, pam, clicchiamo, bam, subito. Non avevamo bisogno di pensare se la mano andava aperta o meno, per cui l'info che stiamo dando è un'info diciamo, di forza. Non avevamo bisogno di pensarci. Se agiamo lentamente, stiamo sostanzialmente dicendo che abbiamo una mano marginale, devo decidere, la voglio giocare o meno. Ecco, se oppo ha questo genere di read su di noi, possiamo sfruttarla. Chiaramente, se noi ci pensiamo un po' di più, apriamo con, non so, con il nostro 8-8, ci abbiamo pensato un tot, il nostro oppo ci trivetta, tenderà non farci una mano del genere, perché dal suo punto di vista, se ci abbiamo pensato quei 10 secondi, probabilmente abbiamo una mano un po' meno forte del normale. Poi alla fine, mi raccomando, ricordatevi che vi devo accennare a un corollario di questo discorso su quanti tavoli il giocatore, diciamo, sta giocando. Quindi non esageriamo la read sul timing contro giocatori che tablano molto, mi raccomando, ma teniamo in considerazione, diciamo, che informazioni stiamo dando noi agli altri e che informazioni stanno dando gli altri a noi. Se ci pensiamo di più, stiamo dicendo sostanzialmente di essere in un range medio, cioè non era un easy fold, non era un easy call, non era un easy open raise, non era un easy, non so, check per foldare. Quindi diciamo, non siamo né in top né in bottom, siamo generalmente spesso nel range medio, ed è proprio l'ultima cosa che vogliamo che capiti, cioè dare informazioni su quando noi siamo in range medio, perché oppo normalmente potrà bluffarci più spesso o anche value bettarci un po' di più, perché se sa che non abbiamo un top range, difficilmente avremo veramente quella top pair, top kicker o vatta la pesca. Se ci stiamo pensando
lavorando poco, stiamo dicendo di essere più forti del solito. È chiaro che se noi, se, non so, prendiamo questo esempio, abbiamo KK, c'è un, apriamo, boh, tribettiamo, sto tizio ci va all'in diretto, pam, è inutile che ci stiamo a pensare, snappiamo, pam, chiamiamo KK, non si folda mai, op, ovviamente gira i pini, ma noi settiamo, GG. Comunque, dopo aver tribettato, diciamo, vediamo su, vediamo la pandora lì, non c'è motivo di pensarci troppo, chiamiamo instant, no? Come idea generale, se è una cosa che capita un po' a tutti. Ma se avessimo avuto la Sukuoff, apriamo, tribetta, tata, pam, o l'indiretto, a quel punto dovremmo iniziare a ragionarci un po' di più. È naturale, insomma, che la mano necessiti un po' più di tempismo, ma in sostanza siamo sbilanciati nel nostro timing, cioè ci stiamo mettendo di meno con una mano forte, di più con una mano media marginale. Ecco, avremmo dovuto probabilmente pensare di più anche con il nostro KK, probabilmente pensare un po' di meno con il nostro Soku, ma in realtà dovremmo creare un modo, diciamo, che non dia informazioni sul nostro range, che è la cosa, è la cosa un po' più importante. Se agiamo velocemente e foldiamo, o cioè foldiamo in fretta, proviamo a pensare magari post flop, stiamo dicendo probabilmente che a noi non piace un granché bluffare e che l'op può stare tranquillo, bettarci più spesso, bluffarci di più spesso tranquillamente. E il non averci pensato, magari, il non averci pensato un granché fa pensare che non abbiamo abbastanza combo di bluff nel nostro range. In sostanza mettiamo di avere, che ne so, bottom range 3-2 off su un board, che ne so, asso 5, boh, sarebbe anche incastro, prendiamo un K10-3, che ne so, se noi check foldiamo instant, stiamo dicendo ehi oppo, guarda che bro, qua io non volevo esserci sta mano, check foldo, tanto non devo neanche pensarci. E quindi questa, diciamo, questo atteggiamento può dare informazioni che non vogliamo dare. Se ogni volta che abbiamo una mano del nostro bottom range snap foldiamo, cioè foldiamo instant, significa sostanzialmente che io personalmente non trasformerò mai il mio bottom range in bluff. Non che lo si faccia ogni volta, intendo, però se noi non lo facciamo mai assolutamente, togliamo delle combo di possibili bluff dei nostri range. Non intendo dire pensiamoci 15 secondi con sto 3-2 off perché voglio bilanciare il timing. Cerchiamo che però di giocare ogni mano che ha ragionevole, diciamo, motivo di essere, di poter entrare vagamente nei nostri range, questa mano, insomma, ci porti via il giusto tempo, qualche secondo, quello che è. Non foldiamo fast, non diamo info gratuite, non clocchiamo infinito. È inutile che stiamo a pensare se squizzare dopo un raise, un re-raise, vogliamo cold forbettare. Non c'è bisogno di bilanciare questo momento perché è un momento abbastanza raro e non è che cambi molto in questo spot, soprattutto i micro dove i range sono abbastanza veri. Ecco, detto questo, ci manca da dire qualcos'altro sul bilanciare i timing, l'abbiamo detto, evitare le situazioni face up più o meno l'abbiamo detto. Proviamo a pensare anche un altro esempio, dai. Pensiamo, allora, noi ci bettiamo, veniamo mini risati flop, noi bettiamo, esce, che ne so, K7-3, noi stiamo ci bettando, ne dico una, asso 9 per dire una mano a caso, non dico che vada sempre ci bettata, ma stiamo bettando, oppo mini resa e noi snap foldiamo. Oppo ovviamente come idea vorrà rifarlo. Non dobbiamo prenderci ogni volta un quarto d'ora per decidere cosa fare con questa mano, ma neanche andare sempre estremamente veloci. È un'immagine recente, diciamo, una cosa che è appena accaduta. Anche un buon giocatore potrebbe avere una lettura sbagliata sul breve periodo, perché sostanzialmente il buon giocatore magari su, non so, 20 mani ha un'impressione, quella impressione al momento lui potrebbe cercare di giocarla perché magari ha una certa lettura su di noi. Ecco, similmente possiamo pensare, specialmente live, probabilmente più live che online, perché sapete che online c'è più database sui giocatori che troviamo più spesso, sui fish abbiamo meno database. Quindi diciamo che è un concetto che potrebbe andare bene un po' più sul live, questa cosa del timing recente. Magari pensiamo in uno spot, ci pensiamo moltissimo su una mano e foldiamo flop, la mano dopo spillo asso, invece di star lì a forbettare instant dovrei comunque pensarci ancora un po' e poi magari chiamare, oppure magari forbettare ma con calma, senza star lì a buttare subito le chip, perché se l'ultima impressione che ho dato è quella che se sono lento in una mano poi foldo e mostro debolezza, allora è quello che il nostro avversario vedrà di noi ed è quello che, diciamo, dobbiamo pensare a come il nostro oppo sta vedendo noi in questo momento, cioè questa immagine di breve periodo. E ovviamente non contro un occasionale non pensiamo che oppo stia cercando decisamente di leggerci un po' troppo. Cioè, ragioniamo anche sul fatto che non è che dobbiamo aver paura, cioè non è che dobbiamo iniziare a dire ah, mi hanno risato, istafoldo, ah, ci penso mezz'ora, non so se voglio bettare in questo spot o meno. E, è naturale in questi, soprattutto a questi stake, magari foldare anche un po' di più, la popolazione tende a non bluffare troppo, non tende a non bilanciare abbastanza. Non è che hero call o overbluffing siano spot che ci fanno, diciamo, vincere o perdere un sacco di soldi, vincere tanto non credo, ecco, però non lasciamoci
condizionare dall'emozione, cioè non è che non bleffo perché ho paura di essere chiamato, per cui bam, insta check, bam, check fold. Ragioniamo al meglio, prendendoci il nostro tempo in questo spot, che valore ha il mio bluff, che range può avere il mio oppo, cosa ritengo che possa chiamare, quante volte penso che possa foldare il suo range, quanto potrebbe stare qui, se poi sbaglio GG, è una mano, non ci preoccupiamo, magari approfittiamo di sapere del fatto che abbiamo bettato pot e off ci ha snappato con top pair senza kicker. Pensiamoci, dobbiamo prendere un po' di tempo, pensiamo, non so, abbiamo bleffato flop turn, river oppo ci va all' indiretto e noi abbiamo 9 alta e GG, è chiaro che foldiamo, ma non è che snap foldiamo, proviamo a ragionare su che range l'oppo, proviamo a pensare se questa situazione era una buona situazione da bleffare o meno, se abbiamo magari beccato solo un oppo particolarmente strong oppure un oppo che apposta magari chiamava per bleffarci. Quindi abbiamo preso, non so, i nostri 10 secondi prima di muccare una mano che tanto il nostro avversario non vedrà comunque mai. Ecco, cos'altro dobbiamo fare per bilanciare al meglio i nostri range? Sostanzialmente questo, ragioniamo su ciò che dobbiamo fare, sugli elementi della mano, prendiamo la scelta che riteniamo migliore, senza andare di fretta, senza dare info gratuite ai nostri avversari, senza overthinkare anche questo spot, che a me insomma piaceva piacere, diciamo, cercare di argomentare con voi, così che poi magari avete voglia anche di parlarne, di discuterne assieme, anche qua sul canale, insomma, dove preferite, così da poter creare linee sempre, sempre migliori. Come spunti, diciamo, di considerazioni generali di chiusura, perché so che non a molti piace il materiale teorico dove non si gambla a caso, ma credo siano comunque spunti abbastanza interessanti. Ragioniamo su le tendenze del field, soprattutto i micro stakes, no limit 25 o meno. Non overthinkiamo, non pensiamo che questo materiale sia super importante, finciamo anche senza, ma se iniziamo a vedere un oppo che magari gioca a 4 tavoli, sembra sensato, però ha dei tell interessanti, che ne so, l'autofold preflop, io metto sempre la nota quando vedo giocatori che autofoldano, certi size, certi timing, certe cose, rilancia pre, ci pensa mezz'ora e gioca a 4 tavoli. Chiaramente, se un giocatore che gioca a 12 per, ci farei un pensierino che magari è solo arrivato tardi. Pensiamo anche alla nostra impostazione stilistica e al nostro multitabling. Quante volte ci capita, magari se stiamo giocando, non so, 9 tavoli o 12 tavoli, di arrivare tardi con una mano, di vedere quella coppia, non facciamo tempo, cose così. Ecco, non prendiamo troppe read sui multitabler, ma cerchiamo di prendere qualche read su fish, su un giocatore che gioca a tavolo singolo, a pochi tavoli, 4, anche 6 tavoli in realtà. Ecco, non overthinkiamo lo spot specifico e ricordiamoci, l'errore su read marginale la fa anche un giocatore in gamba, non è che dobbiamo disperare quando lo facciamo, ma le linee esploitative sono apposta quando abbiamo una buona lettura. Chiaramente su un fish su cui abbiamo 20 mani potremo già avere un'idea di come sta giocando, su un giocatore che poi si rivelerà essere sensato eccetera, su 20 mani faremo ovviamente solo degli errori. Questo concludendo il discorso, una read sul multitabler vale un certo peso, un certo tipo, possiamo anche fare analisi su di lui, prendere note specifiche sul tempo, sulle size, su che info ci dà, su che tipo di mani, su quanto è la sua parte di bluff, su quanto betta. Invece sui fish la read sarà più marginale, più tra virgolette weak, nel senso che avrà basata su poche informazioni e basata non tanto su quel fish in particolare, su quel giocatore, ma sui giocatori simili al suo profilo che giocavano in un certo modo, su cui noi abbiamo una lettura molto più forte che su quel giocatore su cui abbiamo 20 mani. Detto questo, credo che abbiamo detto abbastanza, avrei probabilmente dovuto scrivermi un po' di cose per vedere se avevamo parlato di tutto. Credo che siano abbastanza concetti su cui ragionare, spero insomma vi faccia piacere ogni tanto ricevere del materiale così teorico su vecchi miei studi che io ritengo ora quest'anno non ho fatto il mio mese di abbonamento sulla Nituance perché ho studiato gli spin and go, ho fatto altro, diciamo che ho studiato altro. Ogni anno io studio, ovviamente ho studiato Maha e spin and go quest'anno, l'anno scorso Zap, vabbè l'anno prima principalmente Cash, ma Cash ovviamente continuo a studiarlo sempre, ogni volta con occasione, perché come diceva Maestro Shifu, quando continuiamo a fare solo quello che stiamo facendo non miglioreremo mai, no, diceva così, ho già dimenticato la perla di saggezza, vabbè GG, fa lo stesso. Comunque cercherò, visto che sul portatile ho visto che ho altri miei appunti di altre lezioni, di altre cose, cercherò di farvene qualcuno un po' più spesso, così magari metto un po' di ordine anche nel mio canale, perché come quando ero a Venezia che cercavo di teletrasportarmi con il telecomando per cambiare canale, lol, ecco più o meno il discorso è lo stesso sul mio canale, che è un disastro totale, c'è una confusione pazzesca, cercherò di porre rimedio a tutto ciò probabilmente dando fuoco al mio canale, povero ragazzi, no, cercherò di creare un po' più ordine, soprattutto adesso che voglio proporvi un po' di materiale teorico. Detto questo, io vi saluto, vi lascio respirare, fate con calma, prendetevi note, fatevi appunti, scrivetemi sul canale se avete domande, che spacco bottiglie, ammazzo famiglia, non so cosa c'entrava questa cosa. Comunque vi saluto, per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima da Lorcane, ciao ciao.